Avvocato, stasera dove possiamo andare? Ma che bello qua! Questo è... è bellissimo, questo è un posto veramente stupendo, è Catania, Catania com'era? È Piazza Mazzini. Piazza Mazzini, ma qua... Una cosa spettacolare. Ma dove possiamo andare qua? Magari c'è un po' di freddo. No, cerchiamo di capire dove possiamo andare. Andiamo, là c'è un locale caratteristico. E trattoria Vecchi Sapori. Ah, dal signor Maurizio. Sono proprio Vecchi Sapori perché fanno una cucina particolare. Avvocato, ci ha portato in questo bellissimo locale, ma io a questo punto vorrei conoscere questo ristoratore. Dico, ma da quanti anni fai ristoratore? Allora, io sono qua da 6 anni, li faccio a giugno di quest'anno. Non mi lamento, si lavora, il mio locale è frequentato da bella gente, però purtroppo ci sono anche dei momenti che superiamo, come gennaio, febbraio e marzo, che il lavoro è un pochettino di meno. Però l'importante è che uno dà al cliente una buona qualità, un ottimo mangiare e il cliente ritorna a ritrovarlo, perché se non dà la qualità buona il cliente non viene più. E sono contento che i miei clienti mi ritornino e mi vengono a trovare. Purtroppo le persone sono fissate in altri posti, noi facciamo anche la carne di cavallo arrostito sul focolaio, le polpette, le cipollate, siamo improntati su un mangiare casareccio e non facciamo solo carne, facciamo anche pesce. I clienti mi rimangono contenti e mi ritornano, solo questo. Tu di essere, diciamo, ristoratore, lui da tanto? O in effetti è stata una scelta così, per caso? È una cosa di famiglia o a un certo punto ha pensato di fare, diciamo, di aprire una trattoria? Io gli direi dove è nato. Anche questo, dove è nato? Ero curiosa di capire da 6 anni a questo, ma nel frattempo ha avuto anche altri... Dove è nato? Sono nato in questo bellissimo quartiere che è la Pescheria, che ne sono orgoglioso di essere nato qua. È una bellissima zona, si sta rivalutando tantissimo, però automaticamente negli anni precedenti non era come ora, perché ora sono nati troppi locali, la zona si sta rivalutando, però io sono orgoglioso di essere nato qua in Pescheria direttamente. Io questo lavoro effettivamente lo faccio da tanti anni, mi ripeto di farlo ben bene, lo so fare. Sono da solo, non ho altri titolari, non mi comanda nessuno, il cliente me lo gestisco io. Se oggi dobbiamo fare lo stock, facciamo lo stock alla messinese, e un altro giorno facciamo la zuppa di ceci, un altro giorno facciamo, abbiamo dei cibi che campiamo di giorno in giorno, che il cliente mi rimane contento e mi viene a trovare. Il piatto forte di questa trattoria qual è? Allora, noi siamo con i piatti forti della trattoria, sono i miei antipasti rustici, che sono oltre 30 tipi di antipasti, e i clienti mi vengono a trovare direttamente per mangiare l'antipasto rustico, perché lo cuciniamo bene, stiamo molto attenti e lo facciamo bene, i clienti vengono per mangiare l'antipasto. Poi un cliente che si siede e mi prende un antipasto, una fettina di carne, è una birra, non paga oltre 10 euro, non abbiamo prezzi molto elevati. Io l'ho chiamato Vecchi Sapori perché noi ci stiamo improntando sul cibo proprio che cucinava la nonna, per questo l'ho chiamato, per cucinare tutti i cibi che facevano la nonna che li faceva, per questo ho messo il nome I Vecchi Sapori. Un piatto che lei non vorrebbe mai presentare al suo cliente, qual è? Non ho niente preparato e cuciniamo tutto al momento, perciò non, se il cliente quello che mi domanda io le faccio, perché glielo cucino al momento. Se manca la materia prima di quello che mi domanda non lo posso fare. Non uso merce surgelata, uso tutto merce fresca, perciò il cliente quello che vuole io le cucino, perché glielo cucino al momento. Avvocato, qua dobbiamo avere più spesso perché dobbiamo assaggiare queste cose tipiche. Qualcosa,
questo locale ha un elemento fantastico. Dostoevskij, qua fra i miei amici ci sono anche attori, filosofi, sanno chi è Dostoevskij. Diceva Dostoevskij che in ogni cosa c'è un elemento fantastico. L'elemento fantastico di questo locale, il mangiar bene, l'accoglienza, ma inoltre abbiamo questo ristoratore che fa stare a suo agio. Noi siamo un gruppo di professionisti che veniamo qui la sera, si è creato una specie di cenacolo, e il mio sogno è fare diventare questa trattoria, Maurizio, il nostro sponsor, una sorta di salotto di Madame de Stael a Catania, dove nascono idee letterarie. Quindi un Maurizio Show facciamo. Un Maurizio Show catanese, perché ha un garbo umano caratteristico che magari tanta gente che plurilaureata non ha. Lui invece è così, spontaneo, nella natura, tant'è che lo vedo come tratta le persone, nasce un affetto, nasce un feeling. Questa è una cosa veramente particolare, perché voglio dire, nelle nostre case non è che mangiamo male. Certo, se usciamo e mangiamo bene è meglio, qui si mangia bene. In più abbiamo un ospite. Anche i prezzi pare che siano anche modici. I prezzi. Quindi abbattiamo la crisi. Non solo, ma questa cosa di fare riscoprire ai giovani gli antichi piatti. Oggi i ragazzi se ne vanno a mangiare, ripeto, sti hamburger americani, che schifo, magari pagano anche di più, si intossicano. Qua invece scoprono quelle pietanze che oggi a casa magari non si trovano perché le mamme lavorano. Una volta le mamme cominciavano a cucinare alle 8 del mattino, mettevano il sugo sopra, queste cose sono scomparse. Lo senti questo odore che c'è? È odore di mangiare, odore di mangiare catanese. Questa è la cosa bella. Dico una cosa allora, chissà quante persone sono venute qui a mangiare, ma persone famose oltre all'avvocato Lipnea, si ricorda qualcuno? Gli è rimasto in mente qualcuno? Vengono persone tantissime e automaticamente lei, quando serve un cliente a tavolo, si deve comportare bene, perché non sa con chi ha a che fare. Può essere una persona famosa, può essere un vagabondo, può essere... Allora automaticamente uno deve trattare tutti per bene. Persone famose ne sono venute, però chi è che si fa riconoscere e chi è che non si fa riconoscere? Uno li serve ben bene e poi li ritornano. E poi la cosa più bella, quando il cliente rimane soddisfatto, quando finisce di pagare, che gli dice per favore me lo dà un bigliettino suo, questo significa che è stato trattato bene la prossima volta. E la prossima volta, e per me è una soddisfazione immensa quando il cliente rimane contento. Queste sono le cose che mi soddisfano nel mio lavoro, perché ascoltami, è un lavoro molto sacrificato, lo gestisco io, sono tutta la giornata qua, è molto sacrificato, però ti ripaga con queste soddisfazioni quando il cliente ti rimane contento. È una cosa tua che sei orgoglioso di farlo. Senti il parere degli altri. Ma sì, mentre siamo la signorina qui accanto, qui è un avvocato. Sì, noi spesso dopo gli orari di ufficio veniamo qui e ci troviamo davvero benissimo, mangiamo benissimo e troviamo soprattutto un calore da parte del signor Maurizio che è difficile trovare in altri locali, in altri posti. Quindi io lo consiglierei davvero a tutti questo locale, veramente. Ecco, l'avvocato Coco, vediamo cosa ci dice. Da Maurizio si mangia benissimo, troviamo, devo dire, divertimento perché ci fa stare bene tra di noi, dopo tante ore di lavoro ci rilassiamo e nel frattempo ci godiamo questa ottima cucina e l'ottima compagnia di Maurizio. E se non facevo questo lavoro, quale lavoro? Ma non lo so, se non facevo questo lavoro avevo altre scelte di fare. Non glielo saprei dire. Mi sono imbarcato in questa situazione e la voglio portare avanti. Grazie, grazie signor Maurizio, grazie. Ci vedremo presto, salutiamo.